Buongiorno, oggi abbiamo una lezione testimonianza, no? Rispetto al solito spero di annoiarete di meno, no, anche perché l'argomento in questo caso non è assolutamente teorico, è molto operativo. Edoardo Scognamiglio, che ci farà questa lezione, passato autore televisivo, ha fondato una società che si chiama Combocat, che adesso ormai lavora da un po' di tempo, da 5 anni, e che si occupa nello specifico di video, produzione, marketing, strategia, e lavora con soggetti di vario genere tipo, quindi da grandi realtà consolidate, quindi brand piuttosto importanti, fino anche a soggetti più indipendenti o legati comunque a iniziative anche di marketing e di comunicazione molto più, diciamo, diversificate rispetto al mainstream. Ciao a tutti, benvenuti, anzi benvenuto io a questo punto, se sono ospite. Allora, in queste 2 ore cosa vi ho portato? Parleremo di video, di marketing, pubblicità. Si può parlare di video in ambito pubblicitario da tanti punti di vista. Secondo me la cosa che può essere utile è guardarlo adesso da una prospettiva di marketing aziendale, nel senso che, cosa voglio dire, è sotto gli occhi di tutti che c'è un movimento particolare in ambito video online, soprattutto adesso. Fino a un po' di anni fa le aziende facevano lo spot TV e poi, ma sì, magari faccio un videottino su YouTube, lo carico, vediamo cosa succede, no? Sia in termini di investimenti, quindi di soldi, che in termini di sforzi, finalmente da poco, anzi, da qualche mese, qualche anno, le aziende hanno iniziato a investire in modo più ragionato e strategico sul video online. Quindi la prospettiva che vi do oggi rispetto al video, di cui conosciamo tanto, ma a livello personale, gli esempi, quelli eclatanti, no? Se uno pensa al video online, pensa a YouTube, pensa agli YouTuber, quel tipo di fenomeno, che è una cosa sicuramente molto presente e importante per l'evoluzione del video online. Dall'altra, per un'azienda che vuole fare video, vuole fare marketing, è tutta un'altra storia. Quindi oggi non vi parlerò di produzione in senso stretto, non vi parlerò di YouTuber, non vi parlerò di webstar, ma vi darò questa prospettiva del, ok, c'è un'azienda che decide di produrre, di realizzare dei filmati online, da che parte la prende questa cosa qua? Cioè, come fa un'azienda a fare un video che non solo sia visto, divertente, condiviso, diventi virale, ma un video che anche gli porti dei risultati di marketing? Perché quando vai da un'azienda si ti chiedono com'è la storia, cosa succede, qual è la tua idea creativa, ma la prima domanda che hanno in mente è: con questo video io spendo questi soldi, cosa mi torna indietro? Quindi cercherò di darvi una risposta rispetto a questo. Io ho lavorato appunto alle Iene come autore e ci sono tante cose che ho imparato facendo l'autore che ho trasportato verso questa realtà che si chiama Combocat, che invece è specializzata non in TV ma in web. Soprattutto, e questo è un esempio su cui potete trovare dei riferimenti, il web come la TV lavora tantissimo sui risultati. Cioè io quando lavoravo alle Iene, sì, dovevo avere un'idea ogni settimana su un servizio, dovevo uscire a riprendere questo servizio con la Iena, poi tornare in ufficio, montarlo, consegnare. C'erano ancora i beta, che sono delle cassette gialle che tu consegni a un tizio che lo inserisce e va in televisione. Però ecco, il metro di giudizio sul lavoro in televisione è lo share. Ne avete sentito parlare, tutte le mattine tu vai al lavoro, apri un grafico e guardi, ok, il mio servizio alle Iene com'è andato? È salito il grafico? È sceso? È rimasto stabile? Quindi ecco, da lì al web la cosa fondamentale è la possibilità di avere delle metriche anche che ti danno un riferimento su com'è andata, hai lavorato nel modo giusto, non hai lavorato nel modo giusto. Ecco, questo
è un aspetto importante che se fai televisione inevitabilmente ti porti anche sul web. E con Combocat, brevemente, la formazione nostra è particolare perché non siamo né un'agenzia e basta, ci sono tantissime agenzie che fanno tutto, no? Social media, video, faccio questo, faccio quest'altro. E non siamo questo. E non siamo neanche solo una casa di produzione. In passato il flusso della pubblicità era fatto così, c'era il cliente chiama l'agenzia, che fa lo script, la creatività, lo consegna alla casa di produzione e poi va in televisione. Sul web devi essere strutturato in modo differente, quindi abbiamo pensato di organizzarci in questo modo, con l'unica struttura che pensa alla strategia, pensa all'idea, alla creatività, gira i filmati all'interno e si occupa di distribuirli. Cioè distribuirli cosa vuol dire? Capire dove vanno a finire questi filmati e come possono essere visti dalle persone. Come clienti avevamo accennato prima, queste sono le. Quello che vi presento oggi è parte di un corso che sto tenendo per Ninja Marketing. Lo conoscete Ninja Marketing? Quanti? Alzando? Ok. Quindi diciamo che è quello che si aspettano i professionisti del settore rispetto al video marketing. E diciamo che quando ti avvicini al video online è importante tenere in considerazione gli errori. Cioè, parto con raccontandovi la cosa sbagliata, cioè cosa non bisogna fare. Tante aziende dicono vedo che i miei competitor stanno facendo video, vedo su Facebook che nello stream ci sono solo filmati. Tante aziende dicono, probabilmente devo fare un video anch'io, no? Forse è una cosa interessante. Quindi sbagliando cosa fanno? Saltano dei passaggi e dicono, devo fare un virale. Fino a un po' di anni fa, se facevi un video che andava su internet era un virale. Per noi, quando arriva un'azienda che dice, devo fare un virale, già io mi preoccupo, perché vuol dire che sta pensando a delle cose non più attuali. Cioè il virale cos'era? Era il video girato con il cellulare, sporco, in cui succede qualcosa, dove magari capisci che c'è un'azienda ma non lo capisci. Ecco, il virale è una partenza sbagliata. Poi qual è l'altro errore che fanno tante aziende? Dicono voglio fare un virale e poi si buttano a capofitto sull'idea, le riprese e il montaggio. Cioè perché è sbagliata questa cosa? Perché se lavori con i filmati, con degli audiovisivi online, devi considerarlo come uno strumento che ti prende degli utenti da qualche parte e te li porta da qualche altra parte. Cioè, se io faccio un filmato e decido di pubblicarlo su Facebook, devo già pianificare prima della storia, che è importante scrivere la storia, però devo pianificare prima, riesco a intercettare su Facebook delle persone col mio filmato, gli stimolo qualcosa, questi sono su Facebook a fare i cavoli suoi, riesco con questo filmato a tirare l'attenzione. Poi, cioè bisogna entrare nell'ottica di essere progettuali rispetto al video, che è un elemento che prende qualcuno da una parte e lo porta da un'altra parte. Dall'altra parte cosa vuol dire? Un filmato può per esempio portare traffico verso un sito. Tu hai un'azienda, un brand, hai, che ne so, un e-commerce sul tuo sito, vuoi fare un video? Allora studia questo video in modo tale che prenda degli utenti da Facebook e li porti verso questo e-commerce per fargli spendere soldi. Se invece ragioni con scrivo un filmato divertente che farà divertire tantissime persone che poi non si trasformano in utenti che poi diventano dei clienti, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Poi tante aziende fanno questi video senza pensare alla struttura, se lo ritrovano in mano, magari spendono anche tanti soldi e si creano alla fine il problema, adesso cosa ne facciamo? Adesso cosa ne facciamo? E dicono, lo carichiamo su YouTube, no? Cioè, dove lo vuoi mettere un video? Sbagliato. Cioè, l'avrete notato, recentemente Facebook, per esempio, dà la possibilità di caricare i filmati all'interno di Facebook, con l'autoplay che conosciamo tutti, diventa organico pubblicare i video su Facebook. Quindi già si apre un bivio rispetto a questa domanda, cosa faccio con questo video, dove lo distribuisco? Se una volta era, lo prendo, lo metto su YouTube, adesso già devi farti qualche domanda in più. Che differenza c'è, faccio una piccola parentesi, tra pubblicare un video su Facebook o su YouTube? C'è una bella differenza, nel senso che ci sono delle statistiche
pubbliche, ma che vediamo anche sui nostri lavori, che ci dicono una differenza sostanziale tra le due piattaforme. Facebook funziona benissimo per dare una visibilità ampia al video nel brevissimo termine, perché Facebook è il luogo dove vedi il video, lo commenti all'interno, il pulsante condividi è lì, quindi i filmati diventano molto più, tra virgolette, virali. YouTube ragiona in modo differente. Su YouTube, non so se vi capita, io lo utilizzo un po' come Google, cioè su determinate argomenti, non so, devo fare una ricetta, probabilmente vado direttamente su YouTube a cercare ricetta della polenta, no? Quindi la differenza qual è? Che Facebook è il luogo dove riesci a dare una visibilità in pochissimo tempo e creare viralizzazione. YouTube invece è un luogo dove le persone vanno a cercare i contenuti. Facebook ti spinge in autoplay i filmati, YouTube invece sei tu stesso a cercarli. Quindi ecco, l'errore qual è? Di non pensare prima questo video che sto facendo dove va a finire. Facebook, YouTube oppure Instagram, oppure noi abbiamo tanti video, poi ve ne mostro uno a breve, finisco con questa parte, ma tanti video che facciamo vengono scaricati dalle persone da YouTube, ricaricati su WhatsApp e poi iniziano a girare su WhatsApp in modo inspiegabile, no? Quindi gli scenari dei luoghi dove puoi far vedere un video e distribuirlo sono diventati veramente tanti e imprevedibili. Queste aziende fanno un po' di spam spesso, cioè lo caricano su YouTube e dicono vabbè, c'ho Twitter, lo mando su Twitter, faccio una email marketing, lo mando da qualche parte e poi arrivano al dramma. Dimmi anche tu Claudio, se senti tra in giro di aziende, tante aziende hanno vissuto il trauma delle 64 in questo caso visualizzazioni, no? E dicono no, mio Dio, ho speso migliaia di euro, l'hanno visto in 30, manco faccio vedere il filmato del battesimo a casa mia, lo vedono più persone, no? E dicono no, il video non serve, il video online è sbagliato, non funziona, rimaniamo in TV che sappiamo che ci sono milioni di telespettatori e siamo tranquilli. In realtà questa cosa arriva appunto perché non c'è un'idea di fondo per far vedere il video alle persone giuste e nel posto giusto. E queste poche visualizzazioni portano a un secondo problema per l'azienda, che sono le zero vendite, qui è un po' estremizzato. Però qualsiasi azienda, avete presente cos'è il ROI, no? Il ritorno sull'investimento, che per alcuni è una parola mistica, leggendaria, che non esiste, per altri invece giustamente è un dato importante. Cioè un'azienda, quando fa il calcolo, tira la riga con i costi, dice spendo X in marketing, qualsiasi cosa, devo ottenere Y che deve essere superiore al mio investimento. Ecco, il video, in tanti dicono, no, ma il video deve essere visto e basta. No, un video su internet può portare del fatturato, dei soldi ad un'azienda. Basta strutturarlo nel modo giusto. Quindi il consiglio che do io, se vi capita magari di fare un lavoro, oppure avete una vostra realtà, una startup, non lo so, e dite, vabbè, voglio spingere questa azienda con un video, di partire quando vi sedete davanti al foglio bianco con questa prospettiva, di non partire dal contenuto, cioè non partire dicendo allora la storia è così, ci sono due al bar, c'è questa battuta, no, questa cosa va tenuta in disparte, almeno per i primi momenti, ma pensare prima all'obiettivo, cioè questo video cosa mi serve? Voglio arrivare sul Corriere.it, voglio fare in modo che diventi condiviso all'interno di Facebook, voglio fare in modo che con questo filmato le persone dopo averlo visto vanno sul mio sito, deve essere chiaro in modo razionale a che ti serve questo filmato, poi di conseguenza vengono le parti più divertenti che sono la sceneggiatura, le riprese, montaggio, tutte queste cose qui. Noi per aiutarci quando dobbiamo pensare un video usiamo questo modello. So se l'avete mai visto, sinteticamente, è il processo che compie un utente da quando è uno sconosciuto rispetto alla tua azienda a quando diventa un cliente fidelizzato. Questo sono gli step che un utente fa. Cioè all'inizio è uno stranger, è uno sconosciuto, alla fine diventa un cliente super affezionato. Quando pensate a un video, questo vi aiuta a rispondere alla domanda, dovete individuare in quale fase state parlando. Faccio un esempio. Ho un'azienda che fa macchine, devo
intercettare delle persone, degli utenti su Facebook. Quindi mi trovo nella fase a sinistra. Farò un video con delle caratteristiche chiare, un video molto breve, molto ingaggiante, dove ci sono le sgommate, cioè qualcosa di molto spettacolare. Perché sto parlando a uno che sta facendo i cavoli suoi su Facebook, quindi devo sbracciarmi per strapparlo dalle foto della vacanza agli amici per dire c'è questa macchina, ok? La stessa persona che ho visto su Facebook, poi magari va sul mio sito, io che vendo macchine, perché dice sta macchina che fa le sgommate non è male, voglio capirne di più. In quel momento è la stessa persona a cui ho fatto vedere lo spot da 20 secondi, ma è in una fase di relazione con te diversa, cioè si sta informando su com'è questa tua macchina. Quindi non puoi rimostrargli un video simpatico, divertente, dove esplodono le macchine. No, lui ti sta chiedendo, voglio saperne di più. Quindi sarà un filmato con caratteristiche differenti, più lungo, magari più tecnico, dove gli spiego allora la macchina, questa cilindrata, ci sono queste varianti, il cruscotto è fatto in questo modo. È la stessa persona, ma intercettata in momenti diversi, devo fargli vedere video differenti. Quindi se è uno sconosciuto, esplosioni e cose pazzesche, come il tipo il video di, ricordate quel video di Van Damme dove fa la spaccata, no? Ok? Chi ha visto il video di Van Damme con la spaccata è un video per intercettare persone che si trovano nella parte sinistra. Le persone vanno poi sul sito della Volvo a dire mi voglio comprare un bel camion per Natale, voglio capire com'è, non troveranno ancora Van Damme che fa le spaccate, ma troveranno un video più istituzionale, più tecnico, che ti dice la spaccata rappresentava il fatto che i nostri camion hanno un sistema di controllo tale che guidano da soli e seguono con precisione, bla bla bla, quei video noiosi. Quindi l'input che vorrei darvi è questo: se devi fare dei video su internet a livello pubblicitario, non devi fare solamente video divertenti. Ci sono momenti per far video divertenti e momenti per far video magari tecnici e più seri. Finisco con gli schemi grafici, poi vediamo dei filmati. Questo, se vi interessa fare marketing col video online, è un po' la Bibbia di riferimento dall'anno scorso, no, da quest'anno in realtà. Che cos'è questa roba strana, questa piramide? È un modello sviluppato da YouTube e ti dice, carissimo, tu che vuoi fare video, sappi che oggi a livello di marketing un'azienda può fare tre tipi di video, che già ci aiuta, perché uno pensa ma di video ne posso fare di 3.000 tipi. No, YouTube dice puoi fare tre tipi di video. Il primo è il video, il modello si chiama delle 3 H. Il primo è video hero. Video hero è per aiutarci come similitudine il video virale, ok? Ti dice puoi fare dei video spettacolari che durano poco, in cui succede qualcosa di molto divertente o di molto emozionante, puoi fare quel tipo di video lì. Poi YouTube ti dice se no puoi fare, non è un se no, puoi fare anche un secondo tipo di video che sono gli hub. Gli hub sono i video seriali a puntate, soprattutto su YouTube funzionano molto bene. Ci sono, prendiamo gli youtuber che conosciamo tutti, fanno praticamente solo video hub, cioè è un format dove c'è un personaggio che fa qualcosa e ogni settimana al lunedì esce la puntata, così. Terza tipologia di video che puoi fare tu come azienda, l'hygiene. Gli hygiene sono dei filmati funzionali. L'hygiene, se vi capita di entrare in un sito qualunque di un'azienda, spesso trovate un video in home page, il video in grafica o non grafica che ti spiega cosa fa. Oppure in certe sezioni trovate le interviste ai fondatori o dei tutorial. Ecco, gli hygiene sono dei video che servono a far qualcosa che fai una volta, carichi una volta su un sito e te ne dimentichi. L'hygiene, il video hygiene in home page serve a accogliere gli utenti. Il video tutorial hygiene nelle sottosezioni servono a spiegare come funziona il tuo prodotto. E poi ti dice così, allora se tu hai la possibilità, ragiona con una, questa è una video strategy, cioè dice, è molto più famoso con Facebook ti dicono, dopo il primo minuto che ci lavori, ah devi fare un piano editoriale, no? Cioè su Facebook come lavori? Lavori con un calendario dicendo
a lunedì metto questo, martedì quest'altro e ti pianifichi i mesi. Questo è molto famoso con Facebook, ma funziona allo stesso modo con i video. Cioè, tu devi dire, per esempio, questo è uno scenario, fai 3 video hero all'anno, 3 momenti in cui fai qualcosa di molto particolare. Tra un video hero e l'altro, cioè tra un video super virale e l'altro, non puoi rimanere spento. Cosa fai? Sparisci come azienda? Fai un video hub, fai dei video hub più semplici a livello produttivo, con un format che ti permettono di dire: ci sono anche questa settimana, esisto, sono questo, vendo questo, un po' la goccia, no? Che continua a martellare finché poi questo utente che ti rimane attaccato diventa un cliente. E poi l'hygiene, come vedete, è sempre acceso, perché lo fai, lo carichi sul sito e te ne dimentichi. Allora, vediamo adesso degli esempi su dei lavori che abbiamo fatto su queste 3 tipologie: Hero, Hub e Hygiene. Hero, come abbiamo detto, qual è la scheda di presentazione? Un video emozionale o ironico, perché devi stimolare emozioni forti. Generalmente le emozioni che ti fanno commentare, condividere, far qualcosa sono la risata o la commozione. Dav, per esempio, che ha fatto un lavoro, fai dei lavori da anni molto belli sull'immagine che le donne hanno di sé, lavora sull'emozione. Cioè, non è che un filmato di Dav ti metti a ridere, ah, pazzesco, no, non è così, però comunque ti genera qualcosa. Emozionale è un po' quello che ci piace fare a noi, è ironico, un po' quello che ci piace fare, è un altro effetto che generi un utente altrettanto forte, perché ve lo ricordo, devi generare un effetto in chi guarda il filmato per fargli fare qualcosa. Cioè, il tempo delle persone è molto importante. Una persona va poi sul tuo sito, compra da te, se tu sei stato bravo a dargli qualcosa. Se gli fai vedere un filmato piatto in questo tipo di video hero, in cui non succede niente, sicuramente non investirà del tempo per andare avanti. E qui c'è un aspetto che noi lavoriamo molto, quando incontriamo le aziende lavoriamo molto per farlo passare, ma vi assicuro che non è facile, che è l'aspetto 3 della bilancia. Cosa vuol dire 90% storytelling, 10% brand? Che se vuoi fare questo tipo di video, un hero che diventi virale, tu come azienda devi dimenticarti di ragionare come se stai facendo uno spot TV. Cioè, nessuno su internet condivide, a parte degli esempi, nessuno condivide una pubblicità. Compra la nuova Yaris, 9 euro al mese, seggiolino incluso. Io non la condividerei mai, una roba del genere. Quindi devi rassegnarti come brand che, se vuoi farti vedere, iniziare a farti notare con questi video, devi fare un passo indietro e lasciare libertà, dare il peso alla storia, cioè fare qualcosa di molto bello e interessante. Poi comunque tu come brand raccogli in altri momenti, quindi non devi raccogliere con questo, devi un po' seminare e poi aspettare. E vi faccio vedere un video. Questo è il cliente, siamo noi stessi come agenzia, che ci capita quando abbiamo tempo di fare dei video per noi stessi, quindi ragionatelo così, è un video che serve a noi stessi per prendere clienti, quindi questo è un po' il loop. E ci sediamo a tavolino e diciamo: ok, noi come agenzia, a chi dobbiamo far vedere questo video? Questo è un processo che puoi applicare a qualsiasi cliente, a qualsiasi prodotto. Chi deve vederlo? Qui siamo proprio alla base. Allora, deve vederlo un direttore marketing, brand manager, responsabile della comunicazione, tutti quelli che potenzialmente possono darci lavoro. Da lì inizi un po' a stringere, perché è molto generico. Dici: ma queste persone qua che mi interessano, a cosa sono interessati? Quindi tecnologia, marketing, startup, innovazione. Da qui hanno detto: ok, cerchiamo di trovare un argomento che interessi a quella persona per agganciarci e fare un video che gli possa interessare, no? Abbiamo trovato questa notizia un po' di tempo fa, un annetto fa, che era molto in voga in Italia, probabilmente era stata letta da queste persone qua, no? Gli italiani che usano Airbnb sono sempre di più, perché fino a un po' di tempo fa era solo americano, adesso è arrivato anche in Italia. Noi abbiamo detto: beh, riusciamo a fare un video che sfrutti la notiziabilità, insomma il trend di Airbnb, per fare un filmato differente in cui ci siamo anche noi. Abbiamo puntato sulla sharing economy. Vi faccio vedere il filmato. Ciao, mi chiamo Nicolò.
sono qui per presentare un'applicazione che ho sviluppato. Questo non è il cesso di casa mia, ma ci sto defecando allegramente. Non mi trovo in un albergo e non conoscevo il proprietario prima di 10 minuti fa. Per la città e improvvisamente ti scappa da cacare. Cosa fai? Ti butti in un bar e ti ritrovi in un bagno sudicio, senza carta igienica, con la gente che ti mette fretta. Con Airbnb puoi trovare una tazza comoda e pulita, come fosse a casa tua. Ecco come funziona. Quando hai un'urgenza, prendi il telefono e apri Airbnb. Ti iscrivi con il tuo account di Facebook e sei dentro. Immediatamente l'app localizzerà tutti i water domestici intorno a te. Di chi sono? Di chiunque abbia un cesso a casa e abbia voglia di condividerlo in cambio di due spicci. Ti ispira uno? Puoi analizzare a fondo la scheda tecnica, valutando i comfort e la presenza di incentivi al soggiorno. Ancora qualche dubbio? Hai le recensioni di chi è passato prima di te. Poi, se ti sei convinto, prenotare la tazza è facile. Con un click contatti il proprietario, vai a casa sua, scarichi e lo paghi comodamente sul posto. L'affitto del bagno per 15 minuti ha un costo fisso per tutte le tasche. E se poi diventa qualcosa di più impegnativo, si può pagare la differenza sul posto. Per gli utenti più esigenti che non badano a spese, c'è Airbnb Premium. Il padrone di casa non solo affitta il bagno, ma garantisce un'assistenza tecnica durante tutta la procedura. Respira, spinge, respira, spingi. Spinge, respira, dai, spingi, spinge, respira. È bellissimo, bravo. Airbnb, l'unica cosa di cui dovrai preoccuparti è quale sarà il prossimo cesso da battezzare. Ok, quindi è uscito questo video. Adesso cerchiamo di capire cosa c'è intorno, insomma, dal video dei cessi, come si arriva al direttore marketing, al lavoro. Adesso vi spiego quale può essere la... Però la caratteristica, ed era studiata, di essere un filmato che ovviamente ti dà degli input che probabilmente è una cavolata, una roba inventata, però abbiamo cercato di mantenerlo in quanto più verosimile possibile. Cioè, per esempio, un dibattito che abbiamo fatto prima di lanciarlo era: lo firmiamo un video pensato e prodotto da Combocat o no? Lì abbiamo fatto, non volevamo fare l'errore del 90% 10, avessimo firmato il filmato probabilmente si sarebbe sgonfiato subito. Ok, una cagata fatta da questi qua, da un'agenzia, va bene. Abbiamo quindi lasciato il dubbio che fosse vero. Tra l'altro, tante persone ci hanno scritto dicendo: guarda, c'è un errore, non lo trovo sull'Apple Store. Quindi qualcuno ci è realmente cascato, no? Quindi finisce il filmato. Come vi dicevo prima, viene visto da qualche parte, succede qualcosa dopo. Se vedete, abbiamo messo una call to action velata su airbnb.com. Tanti, sulle milioni di views, tanti l'hanno solo visto, altri l'hanno visto e l'hanno condiviso, altri ancora hanno visto, condiviso e commentato, altri ancora, meno dei milioni che l'hanno visto, sono andati sul mini sito. Il mini sito inizialmente continua con la storia. Quindi entri e vedi Airbnb, l'app per ogni tipo di bisogno, c'è il video, c'erano delle sezioni in cui ti spiegavamo le caratteristiche e poi in fondo c'era questa sezione. Scopri la storia di Airbnb. Cliccando qui finivi in una pagina in cui c'era la nostra firma. Sì, è una cavolata, l'abbiamo pensata noi, ma perché facciamo video e se sei arrivato qui allora magari ci puoi arrivare con un video per la tua azienda, insomma tutte queste cose. Quindi il percorso era prestabilito e ha funzionato. Cioè abbiamo pensato, viene visto da qualche parte, le persone andranno sul sito, le persone molto più interessanti andranno in basso, quelle veramente veramente interessanti cliccheranno e arriveranno a noi. Perché tutti questi step? Perché avevamo la necessità di scremare. Sul 5 milioni di views c'è dentro di tutto, dal ragazzino di 12 anni al novantenne, ok, non solo il direttore marketing ci interessava, ma un po' di tutto. Quindi volevamo essere certi che
la persona che arrivava alla fine di tutta questa filiera fosse uno che dell'ambito, che studia, vuole capire cosa c'è dietro sta roba qua, che c'è dietro. E infatti ci ha aiutato a scremare. Comunque è andato in questo modo, 5 milioni di views su Facebook, un tasso di share veramente alto, poi tweet e YouTube. Vedete già da questo da questa scheda che se già pensavamo di ragionare con vabbè, hai un video, lo metti su YouTube, ma arrivavamo a 100.000 e non succedeva niente. Invece avendolo splittato ci ha sicuramente aiutato a farlo funzionare. Ed è proprio questo il video che vi dicevo che ha girato tantissimo su WhatsApp. Mi arrivavano dai miei amici: guarda che carino sto video, no? Ok. E perché non bisogna poi focalizzarsi troppo sulle visualizzazioni? La visualizzazione è la metrica sicuramente più vicina al video, no? Parlo di video, visualizzazioni, ma non è la metrica più importante. Cioè la visualizzazione ti dice in quanti l'hanno visto, cioè ti dà l'idea del pubblico, l'audience. Poi da lì a quanti sono persone interessanti lo scopri con altri numeri. Tra l'altro io non ho alcuna idea di quanti l'abbiano visto su WhatsApp, in quanti l'abbiano visto in altre piattaforme che non ti dicono quanti numeri ci sono. Quindi attenzione a non dire capisco tutto solo dalle visualizzazioni. Poi cosa succede con un tipo di video come questo? È un video notiziabile, cioè viene studiato per non solo essere visto a livello di base dalle persone, ma anche essere rilanciato da articoli, da giornalisti, blogger e testate. Ed è finito in testate generaliste, come quelle che vedete, Il Giornale fino al Corriere, anche testate di nicchia. Quindi sicuramente sul Corriere l'hanno visto più persone, ma su un blog come quello di Ninja Marketing, no, l'hanno visto molte, molte meno persone, ma molte più persone per noi preziose. Perché qui dentro chi va a vedere Ninja Marketing tutte le mattine è gente che lavora probabilmente in un'azienda, in un'agenzia e così via. E poi ha preso anche blog tematici limitrofi, no? Come Wired, insomma, chi parlava di tecnologia. Come si fa a fare un video notiziabile? Noi facciamo un esercizio che è quello di, quando pensi a un'idea, di provare a scrivere il titolo ipotetico del giornale. È molto utile come esercizio. Cioè, se tu riesci a definire la tua idea in un titolo di una riga, allora vuol dire che questa idea ha qualcosa. Se io per scrivere la mia idea sotto forma di titolo scrivo 5 righe di titolo, allora c'è qualcosa che non va, cioè devi in qualche modo metterla più a fuoco. E poi si fa il test scientifico degli amici al pub, cioè ognuno di noi nell'ambito creativo dell'azienda, non è una roba scientifica che vendiamo alle aziende, però ci aiuta a noi per avere un feedback. Vai dagli amici e gli provi a buttare il titolo dell'idea e guardi, se ridono bene, se ti guardano non succede niente, c'è qualcosa che non va, si dicono non mi fa ridere, c'è qualcosa che non funziona. Perché questa roba che sembra stupida, però gli amici non hanno nessun interesse a dirti wow, l'idea è bellissima, no? Cioè ti rispondono, io ho degli amici cattivissimi che dico delle idee, non mi fa ridere, questo va bene, grazie. Però ecco, è un test, cioè di non aver paura di, cioè non innamorarsi troppo delle idee quando le scrivi, ma cercare di testarle con le persone. Se tu vedi, provi su 10 persone e tutte hanno la stessa reazione, allora non è che è fatta l'idea, vuol dire che puoi passare a uno step successivo di test. Allora, come abbiamo fatto soprattutto a scriverlo? Vabbè, il processo è quello. Airbnb, variante Airbnb, va bene per quelle testate, ok. L'idea quale può essere? Il cesso nella sharing economy, ok. Prova con il titolo, funziona, andiamo avanti. Lì cosa fai? Scrivi la sceneggiatura, quindi devi un po' metterti a pensare cosa succede secondo dopo secondo, però poi ti ritrovi con questo filmato. Noi avevamo ipotizzato appunto di un po' distribuirlo su Facebook e un po' di lavorare soprattutto con contatti, con dei blogger interessanti del settore. Perché? Premessa, per fare questa roba non avevamo un euro di
budget per farlo vedere. Se hai 100.000 euro per farlo vedere, grazie. Qui era un gioco nostro, quindi non avevamo dietro le spalle dei budget pazzeschi. Quindi lavori spesso con, quando sei in questa situazione, col digital PR, cioè lavori proprio di energia e di sforzo per contattare dei giornalisti e dirgli: ciao, abbiamo fatto questo video, me lo pubblichi sul Corriere? Che sembra una cosa, ma figurati se ti rispondono. In realtà, se è strutturato nel modo giusto, hai dei bei risultati, perché se te lo pubblica il Corriere, poi tutta un'altra serie di riviste, giornali, che non solo li pubblicano, ma loro stessi usano i loro social network per parlarne, veramente aumenti il bacino in modo esponenziale. Quindi perché blogger? Cioè perché abbiamo deciso di prendere Airbnb e proporlo dei blogger? Primo, ti dà credibilità al filmato, perché se io vado su un blog e vedo un video proposto dal mio blogger preferito, lo guardo almeno questo filmato con una certa attenzione. Secondo, il blogger ti dà la possibilità di spiegare il funzionamento. Come succede alle aziende, ma anche a noi, qui non volevamo solamente far fare una risata, volevamo che fosse un video di Combocat. Quindi il blog è perfetto perché non solo mostra il filmato, ma ha il testo sotto che ti dà la possibilità di spiegare, approfondire cosa c'è dietro. Ti fa la cassa di risonanza, come dicevamo prima, ciascun blogger ha il proprio network, il social network, quindi... E poi il blogger funziona bene in ottica SEO, cioè cosa vuol dire? Che un articolo con il tuo video pubblicato da un blogger rimane per sempre. E se qualcuno adesso va su Google a cercare Combocat, la nostra azienda, troverà tanti articoli di un po' di tempo fa di blogger che ne hanno parlato. Quindi come se metti delle stampe in giro su quello che hai fatto che rimane, ti può essere molto utile. Concretamente prendi un Excel, puoi andare in uno di tanti siti, noi abbiamo usato eBuzzing. eBuzzing ti dà un elenco dei blogger più seguiti in, divisi per categorie. Ti segni in Excel il blogger e poi cerchi di scrivergli. Spesso scrivi a redazione chiocciola Wired, spesso trovi il nome del giornalista. Se riesci a scrivere al giornalista è molto molto più potente perché puoi rivolgere a lui. E poi gli mandi un'email con scritto di pochissime righe con il titolo, Airbnb, l'app per ogni tipo di bisogno, sottotitolo, un'app dopo Airbnb, un'app per la sharing economy per condividere il proprio cesso, no? Okay. La notizia, quindi è nata quest'app che non è esistente ma è un esercizio, non lo so come può essere messo, motivo per cui dovrebbe pubblicare la notizia, questa è la call to action. Cioè non basta dire, caro blogger, ecco il video, ecco la notizia. No, secondo me potrebbe essere interessante per il tuo pubblico, hai già parlato di questa cosa, hai già parlato di Airbnb, magari questo può essere una variante interessante, hai già fatto un reportage sulla sharing economy, questo è un video che scherza su quell'argomento. Cioè dargli a lui la motivazione per pubblicarlo. Screenshot del filmato, informazione, contatti e ringraziamenti. Cioè perché bisogna fare questo sbattimento? Perché devi ridurre al massimo la frizione tra questo blogger che riceve la richiesta e la sua pubblicazione. Se già gli fai il lavoro a casa, cioè gli prepari gli screenshot, gli prepari il titolo, gli prepari la notizia, poi lui prende, rimescola e pubblica. È molto più in discesa rispetto a un'email dove ti dico: caro blogger, ecco il mio filmato. Questo si deve andare a vedere il sito, capire cos'è, fare gli screenshot, ma non scrive e non pubblica. Come affrontare questa cosa? Prima cosa, non giocare sporco, cioè noi avremmo potuto dire ai giornalisti che questa era un'app in fase di test. Sarebbe stato molto più potente la notizia, perché un conto è una cavolata, una roba che non esiste, un'app verosimile, un conto un'app che è in fase di sviluppo. Abbiamo deciso di non dire la bugia iniziale, anche se poteva essere più forte, perché magari lui pubblica, poi scopre che non è vero, ti sei chiuso per sempre un rapporto con un giornalista. Non è il concetto di una casta da rispettare, perché no, perché magari ti ha scritto un articolo, fai un altro video, lo ricontatti molto più facilmente. Seconda regola, non fare spam, cioè quanto più riesci a mandare queste email ai giornalisti, direttamente a lui giornalista, caro nome e cognome, più diventa forte il messaggio. Se già uno parte dicendo cara redazione, ok, la sta mandando a 1000 persone, non gli rispondo.
e quindi scrive direttamente al giornalista via email o in altre forme se possibile. Quindi il risultato è stato questo, che negli articoli siamo stati citati, no? Nella parte sotto, che per noi era fondamentale, dire che chi c'è dietro e perché è stata fatta questa cosa. E soprattutto, qui arriviamo al risultato commerciale, che è l'aspetto fondamentale, abbiamo raggiunto questo risultato. Allora, quello che vedete, questa sezione, sono gli accessi al minisito, nella sezione in basso, al minisito rvnc.com. Cioè questi 20, questo nell'arco di un mese più o meno, questi 29.000 utenti sono le persone molto interessate a quello che abbiamo fatto. 5 milioni di visualizzazioni, è l'imbuto, che magari avete già visto, 30.000 persone che veramente si sono prese del tempo per andare a capire chi c'è dietro questo filmato. Di queste 30.000 utenti, non si sono trasformati in 30.000 clienti magari, però un bel numero di persone dentro questo numerino sono persone che ci hanno scritto esattamente con quella richiesta che ci interessava. Bellissimo il video, mi è piaciuto l'approccio, come è diventato virale, come ha funzionato. Guarda, io ho un'azienda che fa questo prodotto, lavoriamo insieme. Quindi il risultato è stato che dal video del cesso alla fine, ma come era stato progettato, si è arrivato a fatturato, ok? Contatti di lavoro e fatturato. Quindi il consiglio che vi do è di, se avete una startup o in altre situazioni, di ragionare questi video virali in questo modo. Lo faccio in questo modo perché finisce in questi blog e dopo che uno ha visto il video va sul sito e gli do gli strumenti sul sito per arrivare a quello che mi interessa, comprare da me, chiedermi informazione, scaricare una cosa, insomma diventare una conversione. Quando poi fai questi video succedono delle cose, il bello che succedono delle cose imprevedibili, soprattutto con l'articolo di Wired è stato visto il filmato da italiani, professionisti italiani che lavorano all'estero, ci hanno scritto dall'Australia, dagli Stati Uniti, italiani ovviamente perché è uscito su Wired Italia, e soprattutto un'agenzia di New York ci ha chiamato dicendo: ragazzi, ma ci avete pensato di farlo per il mercato americano? Cioè, no, mi va di farlo, sì, ok, va bene. Quindi ci hanno organizzato il casting, il mio socio doveva andare a New York a breve per vacanza, si è preso un giorno e abbiamo rigirato RVNC versione americana. Vi faccio vedere un pezzo perché... The owner not only rents you his bathroom, but also provides moral and emotional support throughout the procedure. Okay, I want you to push now. That's it. Keep pushing. Push! 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 Yes! You did it! You did it! Oh my god, it's adorable! Air WC. Because taking a dump doesn't mean you have to be in one. Avete visto una differenza a parte il lessico? Se avete notata. È questo blur, no? Perché a livello... Cioè per noi un uomo con la chiappa fuori sul cesso va bene, no? Gli americani ci hanno detto: no ragazzi, la chiappa dell'uomo non, cioè culturalmente proprio è respingente, non... Che sono cose che non è che sai che scopri, no? Quindi a livello di traduzione abbiamo dovuto oscurare la chiappa del ragazzo. E, è diventato virale negli Stati Uniti? No. A parte un articolo su Times Money, una sezione, no. Ma perché no? Perché il concetto non c'è la favola del carichi, cioè un filmato bello, lo carichi, non diventa virale. Perché la creatività era la stessa, quindi la base era forte, comunque ha degli elementi belli, interessanti questi video. Se non fai tutto il resto, scrivere ai blogger, contattarli, sbatterti, investire dei soldi per farlo vedere, non succede assolutamente niente. Quindi spero avervi passato il concetto iniziale del non faccio un video, boh, adesso vedo cosa succede, ma bisogna capire prima qual è tutto il percorso.
Vi mostro un altro esempio, vado un attimo più rapido su quest'altro, però perché qui c'è è lo stesso modello, siamo sempre nella sezione della prima H, Hero, di YouTube. La seconda variante vi faccio vedere è un esempio con un cliente, perché uno dice facile fare video per te stesso, poi con i clienti come funziona. Qui il cliente è Wanderio, che è una sorta di Dreams door to door, cioè cosa vuol dire? Ti permette non solo di prenotare il volo per un viaggio, ma anche gli spostamenti da casa tua all'aeroporto nella tua nazione e dall'aeroporto all'albergo dove vai all'estero. Qui l'obiettivo era sfidante, non solo lavorare sull'awareness, cioè cosa vuol dire sull'awareness? Che Wanderio è una startup, non è Dreams, non parte da sono super famoso, sono già presente nel mercato, quindi devi un attimo iniziare a farti vedere, a dire che esisto. Però c'era il secondo obiettivo, che è un po' quello che avevamo noi, è un obiettivo commerciale di marketing. Voglio fare in modo che con questo video le persone acquistino dei viaggi da noi, che se la metti così uno dice dici solo questo. In realtà adesso vediamo come l'abbiamo strutturata. Il target alla fine abbiamo scelto gli studenti universitari, quindi questo target qui. Ed è stato utile individuare questa nicchia, perché quando ti dicono, spesso le aziende ti hanno dei brief, dicono ma sì, uomini 18-60 anni, donne 30-80, che dici, cioè dentro questi target ci sono io, c'è mio zio, c'è mio padre, mio nonno, sono persone, se le mettete uno davanti all'altro, persone con interessi differenti, modi di fruire le cose differenti. Poi abbiamo stato su studenti universitari e dagli studenti universitari abbiamo deciso di stringere ancora di più il campo e di parlare dell'Erasmus. Perché? Perché Wanderio ti vende dei voli, dei viaggi, studente universitario, viaggio, mi ha detto, boh, potrebbe essere l'Erasmus l'elemento su cui partire a ragionare a livello creativo per trovare qualcosa di interessante. E quando pensi all'Erasmus dici, boh, posso fare un video che ti dice Wanderio è perfetto per il tuo viaggio per andare in Erasmus. Però dici, quindi? Cercando, di fortuna, abbiamo trovato questo articolo, che è stato il gancio, che dice che dall'inizio del programma Erasmus dell'87 sono nati 1 milione di bambini, figli di coppie che si sono formate durante il periodo dell'Erasmus. Quindi il ragionamento che ci è scattato è questo: se durante l'Erasmus si creano delle coppie che fanno dei figli, in alcune situazioni uno dei due della coppia ha lasciato a casa magari l'ex fidanzato, no? Il tipico cornuto, no? Che l'Erasmus è un po' un'esperienza che o ti tocca o comunque ti prendono in giro per questa cosa. Cioè l'amico, mia fidanzata va in Erasmus, iniziano, dove va? In Spagna, ok. Quindi è un tema su cui c'era qualcosa che si poteva raccontare. Il problema qual è stato? Dire, parlo dell'Erasmus, ma poi devo arrivare a Wanderio, cioè non posso fare un video simpatico sull'Erasmus, i video belli sull'Erasmus è pieno, ce ne sono veramente tanti. Qua c'è una difficoltà in più, parlare dell'Erasmus e in più portare persone a comprare dei voli. Come si può fare? Questa è la storia. Faccio vedere il video. Questa è la storia di Giulia e Andrea, ma è la storia di migliaia di ragazzi. E magari anche la tua. La conosci a un party, esci con lei, ti metti insieme, tutto prosegue alla grande. Finché un giorno lei arriva con una notizia che mette tutto in discussione. Amore, parto per l'Erasmus! Fingi spudoratamente di essere contento, ma ti esce un'espressione che fa trasparire un tantino di preoccupazione. Ma poi lei ti rassicura. Noi siamo una coppia forte, non siamo appiccicosi. E poi tanto c'è sempre Skype. In effetti tutto va alla grande. Vi vedete un sacco su Skype e lei ti racconta tutto quello che le succede. Poi però inizi a soffrire di emicrania. Lei si fa sentire meno, ma le foto ai party pubblicate sui social network aumentano. La tua emicrania è devastante. Ti ritrovi addirittura a tradurre decine di commenti dal tedesco all'italiano. Schatzi, kann ich warten, dich wiederzusehen. Ti addormenti a notte fonda, cercando di convincerti che non può essere vero. Non può essere vero. Non può essere vero. Così un giorno ti svegli di colpo e fai una scoperta incredibile. Non c'è dubbio, sei diventato un alce. In passato, per aiutare i ragazzi nella situazione di Andrea, sono stati creati gruppi di supporto psicologico per giovani alci. Ma da oggi cambia tutto. Diamo il benvenuto ad Alci Tour,
il servizio offerto da Wanderio per aiutarti a scoprire se sei alce o no. Come funziona? Vai su AlciTour e fai il test. Da quanto tempo state insieme? Dove è andata a fare l'Erasmus? Ogni quanto vi sentite, maggiore sarà il rischio di essere alce, più alto sarà il buono sconto che riceverai per raggiungere il tuo partner. Con AlciTour potrai partire e raggiungere la tua dolce metà. Scoprirai personalmente se le tue corna sono proprio vere o solo il frutto della tua immaginazione. Per te che pensi di essere un alce e per tutti i tuoi amici che hanno lo stesso problema, oggi nasce AlciTour. Qui diciamo che rispetto a RVNC il processo è un pochettino più articolato, ovviamente, per cui anche qua siamo riusciti ad arrivare a un bel numero di visualizzazioni. La parte interessante è stata quella di appunto creare questo mini sito di AlciTour, che è veramente il luogo in cui si chiudeva la partita, no? Perché tante persone, sempre il solito imbuto, 1,5 milioni, non saranno 1,5 milioni di visitatori, molti meno, vanno sul sito, si loggano con Facebook, fanno il game e ricevono il coupon. Di questi ovviamente non è che appena fai il giochino, coupon, la gente è corsa a comprare dei viaggi. Hanno preso un tot di persone che realmente in quel momento stavano pianificando le vacanze, perché è uscito a luglio. Altre persone che hanno fatto il giochino, hanno ricevuto il coupon e hanno convertito il coupon in un viaggio, non nel momento stesso, ma magari dopo una settimana, dopo due settimane. Per chi invece non ha convertito subito, cosa hanno fatto? Hanno utilizzato il remarketing, cioè tu nel momento in cui lasci, ti loghi con Facebook, l'azienda riceve i tuoi contatti. Quindi cosa può fare? Può ricontattarti successivamente per aiutarti, spingerti ad acquistare. Quindi loro nel periodo da metà luglio, fine luglio, hanno hanno ricontattato delle persone che hanno visto il video e che hanno fatto il giochino, dicendogli non ancora le corna, l'Erasmus, no, dicendogli stai pianificando un viaggio? Guarda che c'è uno sconto, guarda che hai il coupon. Ecco, il concetto di usare il video per aprirti la strada in modo virale e poi usare altri strumenti per grattare e cercare di convertire in persone utenti paganti. E qui infatti gli effetti carini che volevo mostrarvi sono questi, che veramente l'Erasmus ti porta alle aperture straordinarie. Un effetto che un po' volevamo ottenere era questo, che fidanzati o amici si prendevano in giro o taggavano altri, no? Tipo ce n'è una che Davide tagga la fidanzata e dice ti spezzo le gambine se non passo più dalle porte, no? Vai tra. Cioè probabilmente la persona che si identifica alla fidanzata in Erasmus gli ha mandato il video e l'ha taggata con questa cosa. Per noi è interessante perché taggare vuol dire che io lo vedo e lo vede già un'altra persona, e magari i miei amici, i suoi amici, bla bla bla, così via. Dubbi, domande, non sono ancora... Avete... Ok. Una cosa che spesso, quando presento questo esempio, mi chiedono è ma come avete scelto, perché lei che fa le corna e lui il cornuto, no? Perché c'è stato un po' il dibattito, ma cavolo, le donne, cioè passare le donne come quelle che fanno le corna, no? Quando invece storicamente, come si dice in giro, è risaputo che è l'uomo che fa le corna, non lo so, vabbè, ci sono questi ragionamenti qua alla base. Il concetto è che a un certo punto dovevamo scegliere, cioè o è lui che fa le corna o è lei che fa le corna, non possiamo fare una roba tiepida. La scelta su di lei è semplice, ma è una roba che applico da tanti anni, ma anche dalle Iene, che scherzare sull'uomo è più carino e elegante che scherzare, fare uno scherzo a una donna. Cioè prendere in giro un uomo si può fare culturalmente, prendere in giro una donna diventa spesso di cattivo gusto. Anche le Iene, per esempio, certe candy camera, non le fai alle donne. Perché non so dare la spiegazione di questa cosa. Però
martellare un uomo, fargli succedere le peggio cose, come si dice, si può fare pasta, se una donna diventa meno carino. Quindi la scelta di fare in modo che fosse lui il cornuto, sì, con lei poteva diventare più triste probabilmente. Anche qua, testate, blogger e così via. A noi ci va anche bene che il Corriere lo prenda, no? Perché qui non ti fa vedere le visualizzazioni e non è caricato su Facebook, su YouTube, dove vogliamo noi, perché l'obiettivo è mandare gente sul sito. Quindi se arrivano sul sito da Facebook, Corriere, Messenger, WhatsApp, Snapchat, non ce ne frega niente, l'importante è che finiscano sul minisito. Questa è noiosa, la saltiamo. Allora, io passerei alla seconda H, stiamo superando la prima H, se vi interessa la seconda H, vi chiedo se avete domande su questi hero, che sono un po' i video più comuni, diciamo, più conosciuti. Avete dubbi, domande, niente? O state dormendo o è chiaro, insomma è sempre il bivio, ok. Allora, vediamo la seconda H, che vi anticipo, i primi sono sempre più divertenti, l'Hero, gli altri diventano sempre più funzionali, no? Allora, l'Hub è, qui abbiamo messo Met Your Mother, nel senso come metafora, come paragone, cioè se l'Hero è il supereroe e il video devi fare qualcosa di super virale, l'Hub devi un po' abbassare il tiro e riuscire a trovare dei filmati che siano un po' amiconi. Cioè, cosa vuol dire filmati amiconi? Filmati che non devono per forza in ogni puntata tirar fuori qualcosa di unico. Anzi, siccome devi fare tante puntate con questi video hub, devi avere la bravura di pensare ad un format poi declinabile in puntate senza che impazzisci ogni volta per farle. Quindi la scheda com'è? L'hub sono sempre, il tono può essere sempre ironico, però devi iniziare un po' a parlare di te stesso, no? Tematiche vicine agli interessi della tua audience, cioè gli hub li mostri a chi ti ha già conosciuto. Cioè, dovessi fare un hub per Wanderi o per Alci Tour, non rifarei 10 puntate sui cornuti, farei dei filmati in cui, che ne so, racconto il viaggio di 10 ragazzi che sono in Erasmus, la prima volta che vanno in Erasmus 10 ragazzi. Quindi cambi di prospettiva, comunque può essere divertente e ironico, però devi iniziare a fare qualcosa che produttivamente diventa più anche semplice da spalmare. E vi faccio vedere un esempio che abbiamo fatto questo un bel po' di anni fa per Casa.it. Casa.it è un portale immobiliare e Casa.it investe tanto ed è bravissima a portare traffico di persone che cerca casa in questo momento. Cioè, chi va su Google e digita affitto Milano, loro lo prendono con investimenti su AdWords e tutte altre formule. Ci hanno chiamato per un altro motivo, perché ci hanno detto, allora io riesco a prendere le persone nel presente in cui hanno l'esigenza e il problema. Però il fatto di cercare casa non è un acquisto impulsivo, cioè non è come comprare le cicche, boh, vado lì e le compro. È una cosa che ti capita una volta nella vita, alcuni, una volta ogni tot anni, ok? Quindi ci hanno chiesto, riusciamo a fare qualcosa dei video che ci permettano di iniziare a star vicino, a far sapere che esistiamo a delle persone che adesso non stanno cercando casa? Perché chi cerca adesso le prendo, io voglio prendere quelli che ancora non la stanno cercando, ma magari tra 6 mesi la cercano e li veniamo in mente noi. Quindi abbiamo detto assolutamente sì, lavoriamo appunto su hub, seriale, lungo termine, facciamo delle cose che vadano a puntate, così voi potete iniziare a parlare con le persone per settimane se non mesi. In tutte quelle persone in cui parlate poi magari qualcuno diventa tuo cliente. E l'idea è stata questa, ve lo faccio vedere. Io? Regar, quante volte avete organizzato party così maranza che il giorno dopo vi svegliate ancora ribaltati e realizzate che c'è degenero ovunque? Con i miei rimedi ve la svolterete in batta! Oggi uno sbatti dei party è che la gente si fuma 1000 sizze, no? E il giorno dopo la casa sembra un coffee shop.
schiacciatevi in mezzo alla stanza con un asciugapiotti bagnato e agitatelo come degli scoppiati. Sì, è un po' da babbi, ma se lo fate di sgamo non vi infamerà nessuno. Ah, dimenticavo. Prima di tutto sto sbatti, piazzate agli angoli della stanza un tot di aceto dentro a delle tazzine. Adesso sì, è tutta un'altra situa. Che questo era il piano degli sgami della nonna. E come vedete, rispetto agli altri c'è un'altra situazione, appunto il concetto di puntate. Il concetto di puntate è una roba che è stata ovviamente inventata in televisione, ma uno dice sempre che alla televisione morta e vecchia il web è un'altra cosa. In realtà ci sono tantissimi elementi consolidati in TV sulla narrazione che è furbo prenderli e portarli verso nuovi mezzi, no? Il concetto di format, di serialità, di puntate nasce dalla TV. La TV non fa quasi mai dei programmi singoli, si fa dei programmi speciali ogni tanto, però è sempre pensato sull'hub, sulla YouTube lo chiama hub, ma è comunque il concetto di programma, no? Quindi come ragioni su un programma, un format? È una cosa seriale, per cui tu decidi in partenza qual è il meccanismo e la creatività. Qui la creatività qual è? Prendere una signora di, tra l'altro, più di 90 anni e fargli insegnare dei trick, dei insegnamenti per la casa, ogni volta differenti, con lo slang giovanile. Tra l'altro lei ha 90 anni, infatti è stato... decisiva lei in questa cosa qua, perché per una signora di 90 anni, comunque un'attrice però di 90 anni, parlare una lingua simile all'arabo è stato, insomma, una sfida ardua, no? In realtà ci è riuscita benissimo, perché lavorava proprio come se fosse un'altra lingua, leggeva le frasi, le ripeteva, intanto ci fermava perché aveva paura fossero delle parolacce, no? Quindi dovevamo fare un lavoro di traduzione, no? Ma regaz vuol dire ragazzi, ormai tanti termini sono andati. E quindi decidi qual è il personaggio, qual è la storia, qual è il meccanismo e poi il setting, scusate, e poi declini ogni volta l'insegnamento, che comunque non è facile, però un blocco di decisioni le prendi solamente una volta. Il setting e il personaggio sono due delle cose fondamentali. Quando scrivi un format televisivo, uno degli aspetti che deve essere presente nel format è la specifica sul setting, dove lo giri. Cioè, il Grande Fratello, negli elementi carni, nella Bibbia, che ti fa dire questo è uno soggetto originale, c'è l'indicazione specifica del dove accade questa cosa qua, no? Se tu non è specificata questa cosa, in qualche modo puoi rischiare che stai copiando qualche altra cosa. Quindi il luogo dove lo fai, il personaggio e la meccanica sono le tre cose che ti permettono di fare un format originale in TV, ma anche su web. Noi qui avevamo fatto 11 puntate, in realtà abbiamo fatto 2 stagioni, poi ci siamo fermati per 2 motivi. Il primo, perché per lei obiettivamente iniziava a diventare faticoso, perché quando hai 90 anni, un anno in più comunque non è come se ne aggiungi 10, quindi l'abbiamo liberata. No, la seconda cosa è che il personaggio stava diventando quasi più forte del brand, cioè quando il personaggio inizia a andare sopra il brand devi cambiare strada, perché comunque non fai dei lavori per far sorridere le persone, non sei uno youtuber per cui hai l'unico obiettivo di creare un pubblico, devi anche portare a casa dei risultati per chi paga, insomma, questa cosa qua. Quindi dopo 2 anni abbiamo cambiato strada. E quindi qui vi do uno schema che noi applichiamo a questo tipo di lavori, ne abbiamo fatti altri, è uno schema che potete prendere e usare per altre cose. Cioè, cos'è che rende questo format vincente? Il primo, sono 3 elementi. Il primo è trovare un contenuto utile per il target. Che state facendo una cosa per le persone che cercano casa, che state facendo un lavoro per, prendiamo un esempio difficile, tipo, allora, devo fare dei video hub per i commercialisti, che magari è proprio un ambito noiosissimo. Devi capire i commercialisti,
che informazione utile posso dare ai commercialisti. Quindi il caso era un pochettino più semplice, perché casa.it, brand vicino a te che cerchi casa, ti diamo degli insegnamenti sulla casa. Il problema qual è? Che di video tutorial che ti insegnano degli espedienti per risolvere le cose in casa su YouTube è pieno, ne caricano 30 ore al secondo, quindi non bastava questa cosa, cioè non potevo proporre a casa.it facciamo dei tutorial sulla casa. Quindi devi riuscire a trovare l'incastro con il secondo elemento, il meccanismo, la parte più difficile, cioè prendere questa materia prima. Noi abbiamo fatto un elenco, siamo andati in decine se non centinaia di blog e abbiamo rubato gli insegnamenti, cioè rubato, abbiamo fatto una lista di insegnamenti, che non è rubato perché sono veramente alcuni insegnamenti delle nonne vere, no? Le abbiamo prese, abbiamo fatto un Excel con tutta materia prima, cosa vogliamo insegnare con questa serie. Da questi abbiamo lavorato per trovare l'incastro col meccanismo. E lì il ragionamento è stato questo: chi ti dà gli insegnamenti? La nonna ti dice le cose giuste, manca qualcosa di comico, spesso quando fai un twist, crei un contrasto, esci fuori un'idea comica. Il contrasto qui è il corpo di una novantenne, la parlata di un tredicenne, ok? Oppure succedono altri contrasti, no? Lì si può fare spesso a tavolino. Vedete, i bambini che interpretano nelle pubblicità dei ruoli da adulti spesso sono molto simpatici, perché crei questo contrasto, no? È la stessa identica cosa. Terzo elemento che ti serve per fare un hub che abbia le chance almeno di funzionare è trovare un personaggio, il personaggio giusto. E qui prendiamo dagli youtuber, che è giusta come cosa. Lo youtuber è poco meccanismo, poco ti insegno qualcosa di utile, ma è tantissimo personaggio. Lo youtuber accende e crea, ed è bravissimo a creare una relazione con le persone. Da uno youtuber a un altro, se magari i contenuti spesso sono simili, c'è molta differenza nella persona che come interpreta, com'è. Quindi la terza cosa, robe utili, meccanismo, è trovare un personaggio. Trovare un personaggio è non solo trovare la persona, quindi lavori magari con un casting. Noi l'abbiamo trovata perché lei faceva l'attrice a Mediaset, praticamente interpretava l'attrice, il ruolo della signora anziana da 20 anni, no? Perché avendo nei 90, da 70-90, ha fatto Ciro, tanti altri programmi, ed era molto brava. Poi dopo aver fatto questa cosa, magari l'avete vista nella pubblicità di McDonald's, forse vi è capitato qualche anno fa. Poi ti metti lì e la parte difficile è la parte di, secondo me in tutto questo, è la parte di sceneggiatura. Come l'abbiamo scritta? Ovviamente non siamo dei quindicenni, ma ci capita alle volte di scrivere delle cose per un pubblico femminile. E non c'è un motivo, ma tanti dei nostri autori sono uomini, quindi cosa fai? O l'errore cos'è? Scrivo una cosa per le donne, immaginandomi quello che pensano le donne, escono quelle cose che dici... incomprensibili. Qui noi avremmo potuto scriverlo immaginandoci, in tanti lo fanno ancora, si immaginano lo slang dei giovani, no? E poi scrivono tipo troppo togo, cioè cose che ti sembra che troppo togo lo dicono i giovani, ma lo dicevano i giovani 40 anni fa, no? Quindi cosa fai in questi casi? Fai una ricerca. Noi siamo andati in un po' di piazzette con gli appunti, proprio piazzetta ragazzini col booster, a aiutarci con gli script. Noi avevamo già scritto gli script in italiano, dici ragazzi ci aiutate a trovare la traduzione a questa roba qua. E quindi da lì abbiamo inserito queste scimmiati, zividi, eccetera, eccetera. Poi come vi dicevo, trovare il personaggio giusto. Qui è un lavoro di casting. Come fai ricerca lessicale per la sceneggiatura? Devi fare ricerca per trovare il personaggio, non puoi fermarti al primo che ti viene in mente. E per arrivare a lei, appunto, abbiamo lavorato in quel modo e siamo stati anche fortunati. Vi faccio vedere un pezzo di backstage. Io, bella riga, rega. Sì. Come dici dopo che vieni in mente? Come un kebabaro. 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 Madonna, che parola è quella? Ma mi devi imparare la lingua apposta!
avevi foglie. Allora, quindi, domanda marchettara, tanti me l'hanno fatta, no? Avete fatto milioni di visualizzazioni anche qui, però, insomma, poi... Allora, poi abbiamo lavorato sul trasformare queste visualizzazioni in un legame. Cioè, se ci pensate, con AirVNC devi trasformare le visualizzazioni in accessi immediati verso un mini sito di gente che compra, con gli hub la prospettiva è diversa. Qui non dovevamo prendere persone e portarle verso casa.it, che sarebbe stato un errore, perché appunto, come dicevamo prima, la persona che guarda questa serie magari oggi non sta cercando casa, lo butti su casa.it e dice quindi... Quindi qui l'obiettivo era quello di creare un pubblico, un audience che cresce puntata dopo puntata. E come si fa? Lavorando a livello seriale, con una cadenza prestabilita e rispettata, che crei anche un po' l'aspettativa, se funziona crei un po' l'aspettativa. Ci vediamo lunedì. E poi utilizzare, se scegli per esempio YouTube come piattaforma cardine dove pubblicare i filmati, utilizzi tutte le altre piattaforme per far più rumore possibile o comunque per rimanere acceso con l'idea. Quindi abbiamo fatto su Facebook, qui l'ha seguito casa.it internamente, su Facebook hanno fatto dei micro articoli sulla casa con solo foto della nonna o pubblicavano foto di backstage della nonna, questo durante la settimana. Questo era un insegnamento come fare per San Valentino le scritte d'amore, no? Quindi lo puoi fare come video, lo puoi fare anche a livello fotografico. Prendi un ferrettino, metti la calza, la maglia intorno e fai la scritta. Perché fare anche questa cosa qua? Perché fare un micro post su Facebook o in un blogger con delle foto è meno costoso da una parte e più semplice e immediato dall'altra che fare un filmato. Quindi magari tu ti puoi permettere di fare 11 filmati, che sono le 11 puntate, in mezzo fare 30 articoli col personaggio, con dei trick, senza il filmato, costa molto meno e molto più semplice. Ovvio non può funzionare al contrario, cioè la puntata ci deve essere, sennò scema tutto. Poi altra attività contemporanea è l'oroscopo della nonna. Quindi usi Facebook a livello fotografico, utilizzi Twitter a livello più testuale. Quindi ogni settimana con l'hashtag ti arriva l'oroscopo con lo slang. Storogi, siete carichi come giocattoli a molla e così via. Quindi utilizzi la... Qui avevamo fatto anche l'oroscopo video, però non ho il filmato. Utilizzi questa struttura qui, la YouTube, durante questo mettiamo che può essere un arco di 3 settimane, no? 3 puntate. Utilizzi YouTube come l'evento, esce la puntata. Durante la settimana utilizzi social network alternativi per continuare ad utilizzare la stessa idea, lo stesso format declinato in base alla peculiarità del social network. Vediamo se riesco a far vedere, volevo far vedere un altro filmato. Poi, come vi ho anticipato, dopo 2 stagioni della nonna abbiamo detto dobbiamo cambiare passo, no? Cioè dobbiamo abbandonare il personaggio per inventarci qualcosa di nuovo. Quindi abbiamo aperto dei format differenti. Uno, non ve lo faccio vedere perché non c'è tempo, però si chiamava La scienza del risparmio, che è il primo. La scienza del risparmio è molto televisivo come impostazione, perché è una sorta di Mythbusters applicato ai trucchi per risparmiare. Avete presente i libri che trovate all'autogrill, no? Che sono i libri vendutissimi, come vivere con 2 euro al giorno, no? Che ti dicono, beh, è semplice, prendi al posto dell'ammorbidente usi l'aceto, metti l'aceto nella lavatrice, hai l'ammorbidente risparmiato, no? Noi abbiamo detto, ok, prendiamo tutte queste informazioni che uno può dire discutibili o non discutibili e le testiamo, vediamo cosa succede. Allora, vi faccio vedere uno, dai, magari c'è qualche minuto, ce l'abbiamo. Benvenuti a La scienza del risparmio, come spendere meno senza perdere tempo e senza pentirsi.
ho letto un trucco che mi ha incuriosito. Se metti il frigo lontano dal muro, invece di tenerlo attaccato, risparmierai fino a 20 euro di bolletta. Vero o falso? Questo aggeggio è un misuratore di consumo di energia elettrica. Praticamente ti basta inserirlo al muro, mettere la presa di un elettrodomestico e il display ti dice quanto consuma in watt. Adesso lo utilizzeremo per capire quanto consuma un frigorifero attaccato al muro. Colleghiamo la spina nel contatore, lo lasciamo andare per un giorno e vedremo cosa succede. Eccoci, sono passate 24 ore, vediamo com'è andata. Il frigorifero attaccato ha consumato in 24 ore 1,34 kWh. Adesso stacchiamo il frigorifero dal muro, azzeriamo il contatore e facciamo ripartire il timer. Vediamo il risultato. Il frigorifero attaccato al muro aveva consumato 1,34 kWh, mentre invece il frigorifero staccato dal muro ha consumato 1,01 kWh. Ha funzionato! Avrei scommesso che questo fosse uno dei rimedi sola, invece funziona. Ha consumato meno. Qual è il motivo? Ovviamente il motore del frigorifero produce aria calda, di conseguenza questa zona si surriscalda molto. Se invece noi distanziamo il frigorifero dal muro, l'aria calda si disperde più facilmente, il frigorifero fa meno fatica a raffreddarsi, di conseguenza consuma meno energia. D'accordo, però mi chiederete, il risparmio quant'è? Il frigo attaccato al muro ti fa spendere mediamente 92,9 euro all'anno. Il frigo staccato dal muro ti fa spendere mediamente 70 euro all'anno. Certo, risparmiare risparmi. Il frigorifero te lo ritrovi un po' in mezzo alle balle, però insomma... Seguici su YouTube. Ti hai visto la differenza voluta? Cioè l'input che abbiamo ricevuto è dobbiamo parlare a un pubblico più adulto, no? Perché abbiamo lavorato bene su Gli sgami della nonna, che comunque ha preso un pubblico adulto, ma la fascia era leggermente più bassa. Quindi tu ti ritrovi con cose, ogni settimana una puntatina, uno snack su YouTube o su Facebook ti dice quel rimedio che hai letto sul libro è vero o non è vero. Stessa cosa, cioè lavori allo stesso modo, prendi lo schema e fai, lo riempi, no? Trovo una roba utile, trovo un meccanismo e trovo un personaggio. Come abbiamo fatto con un altro format, quelle che vi mostro sono le puntate zero, poi di ognuna c'è la 1, la 2, la 3 e così via. Abbiamo fatto con bricolaggio, no? Anche qui dire contenuto utile qual è? Trovare degli insegnamenti. Anche qua rimaniamo sulla stessa ottica del tutorial, ma perché il tutorial è un evergreen potentissimo. Quello che dicevo all'inizio, la gente va su YouTube a cercare tutorial, quindi per casa.it essere trovato su YouTube attraverso delle ricerche era fondamentale. Però non basta fare un tutorial, allora abbiamo inventato un meccanismo. Ti siedi lì e dici come lo racconto questo tutorial? Il meccanismo che abbiamo trovato è quello di prendere non un video, un tutorial, ma fare un video con 30 tutorial compressi uno dietro l'altro. Benvenuti a Bricolaggio by Casa.it. Sei pronto ad imparare trucchi semplici e veloci che ti cambieranno la vita? Iniziamo! Prendi un fustone di detersivo vuoto, un coltello da serial killer e decapita il manico. Bravo! Hai appena costruito una paletta per raccogliere la polvere. Sembra una paletta, ma in realtà è anche un imbuto. Ti aiuterà a riempire una bottiglia che non entra nel lavandino. Ma in realtà non è una bottiglia, è una lampada. Prendi il cellulare, accendi la torcia, mettilo sotto. Voilà! Goditi l'atmosfera. Finita la festa, questa bottiglia ti cambierà la vita. Ti aiuterà a dividere il tuorlo dall'albume. Basta mettere sopra la bottiglia, pigiare e fa tutto da sola. Non c'è trucco. Punti, premi, aspiri, rilasci. Finito di aspirare, riprendi la lama. Taglia la parte superiore e finalmente metterai la confezione di pasta al sicuro da polvere e insetti. È ora di uscire, ma la camicia è impresentabile? Stirane almeno il collo con la tua piastra o quella della tipa. Il risultato è inspiegabilmente preciso. Con un barattolo di palline da tennis puoi stiracchiare il resto. Tutte le altre camicie mettile a posto. Prendi un po' di linguette delle lattine, infilale in ogni gancio e fai una catena. Ok, oggi hai imparato tanti trucchi ma hai fatto un casino di immondizia? Prendi un moschettone, raccogli i sacchetti e butta tutto in un solo colpo. Uscendo, ricorda che le palline da tennis mica le hai buttate. Ci hai fatto dei simpatici portaoggetti. Ok. Quindi qui, su questi video hub, ricapitolando cos'è importante. Importante soprattutto la fidelizzazione. Quindi tu, quando apri un canale su YouTube o se sei su Facebook, devi guardare settimana dopo settimana non tanto le view, ma se il numero di iscritti aumenta e soprattutto se le persone che si erano già iscritte in qualche modo tornano per vedere la puntata.
Seconda cosa, numero di nuovi utenti ovviamente, e la metrica anche interessante è la durata di visione. Spesso viene tralasciata questa cosa, che però, lo ripeto, avendo fatto TV io un po' ci tengo e sono stato ossessionato, quindi lo utilizzo anche sul web. Durata di visione è quel numerino, quel grafico che ti dice, ve lo da Facebook e anche YouTube o anche altre piattaforme, ti dice mediamente il numero di persone che hanno visto il filmato per quanto l'hanno visto. È un po' lo share dell'Auditel. Cosa ti aiuta a fare questa cosa? Ti aiuta a capire che se magari noti che a metà del filmato c'è un crollo brusco, probabilmente, non è probabilmente, l'attenzione in quel momento cala tanto, no? Oppure vedi che c'è un calo a un certo punto e poi si riprende, oppure parte piano poi risale. Cioè sono tutte informazioni di metriche che tu le guardi, le leggi e devi riuscire a tradurle in montaggio e sceneggiatura. Cioè qual è il bello di questi filmati seriali? Che tu puoi uscire con la prima puntata, la seconda, la terza, poi ti fermi, guardi le metriche e inizi a dire ok, parte piano il filmato, cioè vuol dire che la curva iniziale è, in tanti abbandonano l'inizio perché magari hai costruito la puntata con un cartello iniziale dove c'è la sigla, una sigla di 20 secondi. Le sigle sono belle, però alle volte guardi i dati e capisci che la sigla è solamente una barriera che fa abbandonare tante persone. Quindi la puntata 2 ti tari il tiro, no? Ti dici, vabbè, la sigla di 20 secondi, provo a farla di 10 secondi. Mandi online la puntata e guardi la statistica della metrica sulla visione. Ok, molto meglio, sale. Non si può fare sempre, però se lavorate in maniera seriale, il bello è che non è un one shot, lo pubblico e speriamo bene. Qui devi, cioè la possibilità di fermarti, guardare i dati e ottimizzarti lungo la strada. Vado rapidamente sull'ultima H, ma diciamo che è la parte più semplice questa qua, la parte non più semplice e meno particolare rispetto alle altre, però bisogna saperlo, nel senso che l'IGN, la terza H che ti dice YouTube, sono i filmati funzionali. Se tu devi fare una video strategy per un'azienda, gli devi dire ok, facciamo un video hero di questo tipo, poi facciamo per 2 mesi questi video hub e poi subito, prima di iniziare, mettiamo a posto tutti i video IGN. I video IGN sono i video che tu hai spesso a casa tua, sono i video caricati all'interno del sito. Temporalmente, prima metti a posto la casa e poi fai dei filmati che ti portano ospiti, ok? Quindi, tono spesso autorevole e tecnico, qui la vedete, la bilancia è proprio contraria, 90% brand, 10% storytelling, perché sono dei video che sono a casa tua, cioè sono mostrati a persone che sono entrate nel tuo sito e quindi vogliono sapere cosa fai tu, quindi è giusto che tu parli di te stesso. E video IGN, poi vi racconto le caratteristiche, uno dei più frequenti è un video di questo tipo qui. In questo piccolo ufficio lavora un'agenzia con un'idea geniale, che in questi giorni sta cercando uno sviluppatore. Michele, un freelance che lavora da casa, sarebbe perfetto per loro. Ma purtroppo è molto difficile che riescano a incontrarsi. Ed ecco che l'agenzia trova la persona sbagliata, mentre Michele spreca il proprio talento in un progetto noioso. Ogni giorno in tutto il mondo di storie così ne capitano parecchie. Ed è per questo che è nato Talent Garden. Talent Garden è uno spazio di lavoro aperto a freelance, agenzie e startup che si occupano di digitale, creatività e innovazione. All'interno di Talent Garden, ognuno ha uno spazio per lavorare tranquillamente al proprio progetto, piccolo o grande che sia, in un ambiente stimolante e funzionale grazie a un lifestyle italiano. Ma soprattutto, la selezione all'ingresso fatta dagli stessi abitanti crea una naturale contaminazione tra persone con competenze affini. Un sistema che amplifica lo scambio di idee, di contatti e la nascita di nuove collaborazioni di lavoro. Un nuovo business può iniziare da una chiacchiera, durante una pausa caffè, una partita a biliardino, un evento organizzato in Talent Garden o magari incontrando un investitore o un'impresa di passaggio nella struttura. Il tuo network crescerà all'interno del tuo Talent Garden, ma anche tra tutti quelli sparsi per il mondo. Per saperne di più, scopri Talent Garden
e il tuo passion working space. Questi avrete visti a migliaia. Perché vengono fatti questi video che noi chiamiamo motion graphics e spesso vengono inseriti in home page all'interno di un sito? Perché se ci pensate, Talent Garden, lo conoscete Talent Garden, avete sentito parlare? Ma è uno spazio di coworking, no? È un luogo fisico. Quindi avrebbe l'idea di dire, vabbè, un luogo fisico, fai delle riprese in cui mostri gli spazi. Sicuramente è un altro tipo di video che è necessario, però questo tipo di filmati funzionano bene per argomentare qualcosa. Cioè non ti devo mostrare qualcosa, ma ti devo argomentare qualcosa. Qui l'argomentazione è cercare di convincere un freelance o un'agenzia o un gruppo di persone ad andare lì a lavorare. Attraverso i personaggi poi, come dire, togliere distrazioni di altro tipo, di altri tipi di valutazioni su questo posto e dire, guarda, secondo me dovresti venire qui per questo o quest'altro motivo. Infatti noi li scriviamo sempre così, questi video. Puoi partire dicendo, siamo Talent Garden, un coworking a Milano di 3.000 milioni di metri quadrati. Invece è importante partire narrativamente un attimo prima. Se avete visto, parti con questo è un freelance e questa è un'agenzia, hanno questo problema, e poi dici Talent Garden può essere la tua soluzione. Quindi dobbiamo fare uno sforzo di accompagnare, trovando la problematica in cui uno si può identificare e spostarlo verso di te che sia la soluzione. Però perché funzionano? Statisticamente noi lo vediamo su tutti i clienti, stesso sito, quando vai a inserire un filmato in home page, facciamo dei test, split test, no? Metà degli utenti fai vedere il sito senza video, metà degli utenti lo fai vedere col video. Le tantissime performance dal giorno 1 aumentano. Quali performance? Quali metriche? Il tempo di permanenza all'interno del sito, ovviamente, ma non solo il tempo di permanenza perché uno guarda il filmato, ma il tempo di permanenza in cui va avanti. Aumentano le pagine viste, diminuisce il bounce rate, cioè il numero di persone che entrano e se ne vanno diminuiscono all'interno di un sito. Perché? Perché tante persone hanno poco tempo e sono pigre, ma capita a ognuno di noi. Entri in un sito, non vuoi sforzarti troppo a capire cosa stai facendo. Perché? Qual è la prospettiva? Come nella vita reale, un sito è come se tu avessi davanti un venditore. Quando sei cliente e il venditore davanti, tu cliente ascolti, vuoi essere convinto, no? Se invece io devo da potenziale cliente farti le domande, ma cosa vendi? Ma com'è questa cosa? Devo fare questo sforzo qui, allora diventa un attrito troppo forte. Il paragone è lo stesso, metti un video in apertura, il video fa il lavoro per te di argomentazione di vendita, per cui l'utente che entra deve solo fare lo sforzo di premere play e si prende un break di un minuto dove ascolta e si fa convincere, o comunque ti mette alla prova e cerca di farsi convincere. Quindi per questo messi questi filmati ti aiutano, perché clicco un minuto, capisco cosa mi vendi, capendo quello che mi vendi senza incomprensioni, senza dover leggere troppo testo, posso continuare la navigazione nel sito per saperne di più. Cioè non sto dicendo che i siti devono essere fatti con un video al centro e basta. Ovviamente tutto il resto è funzionale per mille motivi, però ecco, a livello di step cronologici, uno entra, guarda il video, capisce e poi, come dire, sarà portato a capire tutti i test e approfondimenti che gli vai a mettere al di là intorno al sito. O come questi filmati, ci sono anche girati le interviste, avete preso le interviste ai fondatori, le interviste ai clienti, si trovano in tanti siti, sono ai gin, perché sono posizionati in aree importanti del sito e l'azienda decide di dare la responsabilità al filmato di rispondere a determinate dubbi e domande. Non so, noi abbiamo un cliente che si occupa di consulenza finanziaria e per loro abbiamo realizzato delle interviste dei clienti, che uno dice ma sembra la roba più noiosa del mondo, può essere, in realtà è stato molto utile, perché chi entra in questo sito che ti fa consulenza finanziaria, cioè ti dice come devi investire i tuoi risparmi, a uno viene subito la domanda, ma mi devo fidare di te che mi spieghi come investire i risparmi, ma sono il primo a comprare da te? In base alle domande che un utente si fa, uno ipotizza le domande che un utente si fa, paf, gli metti un video in quel momento e te la giochi almeno, magari lo convinci, magari non lo convinci.
è un po' l'approvazione sociale delle recensioni di Amazon. Io guardo come il prodotto, poi subito vado a vedere le recensioni per capire chi ha comprato e se gli è piaciuto oppure no. Volevo passare a un ultimo punto, che è questo, magari vi può interessare, una roba un po' tecnica, ma ve la butto lì. Se fate dei video caricati all'interno del vostro sito, non fate l'errore di caricarli su, per esempio, YouTube e poi metterli sul sito. È vero che il concetto di embeddare il video, è vero che YouTube ti permette di togliere i controlli, il play, lo stop e altre cose, però cosa succede spesso? Tanti fanno questo errore. Metto un mio video carico su YouTube e lo embeddo nel mio sito, poi finisce il video dove spiego cosa faccio e magari ti sbagli, escono fuori delle video, le locandine che ti consigliano altri filmati. Uno gli esce un video di un gattino e dice figo il gattino, clicca il gattino, bam, è andato su YouTube, te lo sei perso. In realtà tu devi lavorare per far rimanere quella persona il più tempo possibile nel tuo sito, per convincerla a comprare da te. Quindi c'è un io consiglio un player che si chiama Vistia, con la W, questo qua, o Vidyard, che sono player funzionali a fare queste cose. Quindi se devi fare Hub o Hero, usa i social network. Se devi fare un IGN, usa un player alternativo come questo. Ti permettono di fare queste cose, tipo chiedere l'email dentro il video, mettere call to action. E poi c'è questa roba qua che è molto interessante, che siccome sul tuo sito non arrivano 1,5 milioni di persone tutti i giorni, magari sì, ci sono dei siti che sono così, però ecco, la media delle piccole imprese non accade, ti dà lo spettro di analytics sulla singola persona che guarda il filmato. Sembra superfluo, ma è potentissimo per un'azienda. Quindi tu sai che Tizio da Milano ha visto la prima riga, ha visto solo la parte in mezzo e l'inizio e la fine non l'ha visto. Il tizio sotto ha visto gran parte del filmato, ha visto delle parti per 2 o 3 volte, diventa arancione. Di uno addirittura c'è il nome, l'email, il nome e il cognome. Lo vedete nella... non lo vedete, no. Comunque nella seconda riga c'è l'email di una persona che ha visto il filmato. Com'è possibile questa cosa? Questi player si integrano con i software di email marketing tipo MailChimp, se lo utilizzate, lo conoscete, e tu mandi un blocco di email a delle persone di cui tu conosci nome, cognome, email, poi puoi scoprire ogni singola persona a cui hai mandato l'email se ha aperto il filmato, se l'ha visto, cosa ha visto, quanto l'ha visto. È un dato commerciale fortissimo, perché tu sai che Giacomo X ha cliccato l'email, è entrato nel sito, ha visto il video e ha visto tanto questo passaggio in cui io elenco questa caratteristica del mio prodotto. Io magari a questo Giacomo, dopo una settimana, gli rimando un'altra email in cui gli valorizzo e gli spiego esattamente quel passaggio del video che lui ha visto tanto. E commercialmente diventa molto utile. Ecco qua, c'è MailChimp e Salesforce. Quindi riassumendo, secondo me come punto di riferimento sul, almeno come lavoriamo noi, ma quello che vediamo in giro sul video marketing, è partire dalle 3H di YouTube. Tra l'altro YouTube ha fatto un manuale che trovate nella sezione advertising, molto approfondito, che ti spiega anche cose tecniche che oggi non aveva senso parlare, del tipo come posso scegliere la locandina giusta, come devo scrivere il titolo se è un hub o un hero, come scelgo le tag, tutte le cose tecniche per far funzionare un video su YouTube, e segui appunto questa tipologia. Poi delle risorse, se vi va, noi abbiamo un blog e raccontiamo come arriviamo a costruire dei filmati, può essere alle volte interessante. Poi c'è Reelseo, che è la rivista di riferimento per chi si interessa di video. Brightcove è un player, è una sezione di learning center. Questo Vista, che è il player di cui vi parlavo prima, ha una sezione di learning che è molto carina, perché ti spiega ovviamente attraverso video anche cose pronti via setup per fare dei filmati, come scelgo la telecamera, come scelgo il fondale di un video, come faccio una illuminazione con delle luci da meno di 500 euro per fare un'intervista,
sono video molto carini, quindi al di là della teoria, della strategia, a livello di pratica danno degli insegnamenti carini, cioè carini e utili soprattutto. E mi fermo, sono in tempo? Sì. Twitter? Sì, infatti noi spesso usiamo Instagram come tu devi sfruttare secondo me Instagram A per l'appunto la per come è fatta la piattaforma, no? Per cui un video da 15 secondi con gli effetti, eccetera, che puoi girare col telefono, prima di tutto va utilizzato per com'è a livello organico, no? Cosa vuol dire? Che se sei un brand di moda, c'è la sfilata, quindi stai vivendo un evento in questo momento, è giusto utilizzare Instagram invece di fare prendere la troupe, riprendere con 8 camere, andare in montaggio, mettere la musica, mettere i loghi e pubblichi il filmato 3 giorni dopo, ok? No? Quindi il primo senso di queste piattaforme sono utilizzarle per la semplicità, esatto, della realizzazione, che non è, non sono uno di quelli che dice no, devi fare una troupe per ogni video, no, proprio per la vicinanza. L'altro perché, come dire, devi guardare anche un po' gli altri, cioè è un po' il ragionamento che fanno tanti brand, ma è giusto. I miei competitor o tanti iniziano a comunicare con i video su Instagram, quindi è giusto esserci. Però che tipo di video fai? Non so se questa è la domanda. Video che non possono essere strutturati narrativamente come quelli che abbiamo visto. Non puoi metterci, non puoi in 15 secondi mettere una storia. O se lavori con filmati con quella complessità, utilizzi Instagram come teaser. Quindi fai un bel video hero da un minuto che non puoi spingere su Instagram, lo usi per creare movimento, dibattito, fai vedere un po' di backstage, fai vedere un pezzo del filmato, cioè lo usi per, come volano per portare la gente verso... E poi è molto figo adesso chi riesce a fare lavori in multipiattaforma, che prendi, se conoscete Gary Vaynerchuk, che è un, okay, lui questo guru, no, del social media marketing, è stato uno dei primi a fare lavori in multipiattaforma. Prendo le domande su Twitter e vi rispondo su YouTube, no? Quindi allo stesso modo, se si riesce a utilizzarlo in questo modo, ha senso. Come anche adesso la moda di Periscope, no? Che io non ce la faccio, non ho voglia di approfondirlo, ma perché, a parte che sono entrato un po' di volte e attualmente la situazione sono persone che si annoiano, che... Okay. A parte i casi ovviamente estremi del il Tomorrowland su Periscope, dici vabbè grazie, stai riprendendo Tomorrowland, va bene. Però ecco, quel tipo di piattaforme, che qualcosa di simile c'è anche Instagram, devi cogliere l'attimo, cioè il filmato è bello se sei di fronte a qualcosa di speciale che non per forza hai programmato e scritto. Okay. Quindi il Periscope è bello, ma non perché fai un video bello, ma perché sei dentro a un concerto pazzesco, un evento pazzesco e accendi. Okay. Se no, oppure in tanti utilizzano Instagram per utilizzare delle forme stilistiche che in altri ambiti non funzionano, tipo lo stop motion. Lo stop motion, noi abbiamo fatti un paio, uno per Moleskine, sicuramente lo stop motion funziona perché è bello in sé in 15 secondi, perché è una espressione visiva, non c'è una storia. Quindi Twitter, che il declino di Twitter, può essere, sì. Beh, adesso stanno tentando di metterci, hanno i video, messi i video, poi stanno provando con Periscope, se sono un po'...
Secondo me la parte più interessante adesso è arrivare subito con la trasformazione che farà Netflix. Cioè la trasformazione di Netflix, che non è scontata. Noi abbiamo... Non parliamo dei nostri genitori troppo in là, che ancora guardano la TV. Noi abbiamo vissuto un periodo di torrent, no? Cioè di fruizione di film o serie on demand in modo scomodo, dal portatile. Quello che sta per accadere è quello di portare l'abitudine del divano, del momento di intrattenimento, in fasce di età che fino a questo momento hanno solo valutato lo smartphone come modo di fruizione. Parliamo di millennials, comunque fasce che adesso non sono prese. Quindi la vera rivoluzione di Netflix non sarà sui quarantenni, cinquantenni, che non gli cambierà molto. Accendevo prima, sì, è più comodo, accendo dopo. La vera rivoluzione che, non so se accadrà, potrà succedere che tanti ragazzi, fasce basse, giovani, inizieranno a riscoprire o a scoprire o a riscoprire il momento del divano, che in questo momento invece è sempre stata una cosa. E quindi insomma adesso uno dovesse investire, io inizierei a fare non i video da 15 secondi, ma inizierei a ragionare come fare delle cose da divano. Cosa vuol dire? Che se tu non puoi sederti sul divano, io ho la smart TV e ho YouTube, no? È fastidiosissimo, che mi siedo, un minuto, premo un minuto, 15 secondi, non puoi passare le serate sul divano a scegliere. Cioè, fino a un po' di tempo fa c'era il concetto figata, on demand, scegli tu cosa guardare. Sì, nella giornata, alla sera tu vuoi scegliere una volta e poi addormentarti con la bava sul divano, se vuoi rimetterla così. Quindi io avessi soldi, inizierei adesso a investire per fare dei video da mezz'ora. Perché se riesci a entrare in quel momento lì, perché adesso tutti vanno su Netflix, se tu sei non devi fare Netflix, però tu come brand proponi per una sera un'alternativa Netflix. Questo lo... Quindi se avete la possibilità, era scesa un po' la moda delle serie, web series, adesso secondo me è il momento di non tanto fare i virali, ma provare a investire lì. Lo ringraziamo. Grazie.